Aspetta qua. Marciapiede. Vai. Amore, ma lo sapevo io dov'era. Vabbè, per essere sicuri, a volte te non è che mi ha dito troppo. Buondì. Ciao. Allora, stiamo andando in spiaggia, in quella che dovrebbe essere la spiaggia più bella di tutta, che dovrebbe essere praticamente dietro il nostro hotel. Però prima io voglio comprare un cappello. Voglio comprare un cappello e non lo voglio pagare più di 3 euro. Tanto amore. Dato che lui è un bravo contrattatore, ok, vado a comprare il cappello. L'abbiamo fatta. È stata un po' una scarpinata. Mamma mia, infatti sono tutta sudata. Ho preso anche il cappello. Voilà, questo qua, niente di che. Ma è il primo che ho trovato, perché sennò con questo sole penso che duro, un caldo, duro 5 minuti. Cioè, però guarda che colore il mare. Fa un caldo tremendo, però che bellissimo. Adesso vi facciamo vedere. Poi mi avvicinerò meglio, Adesso sto distrutta. Il mare ha un colore bellissimo. Noi avevamo letto, ci avevano anche detto, che in Thailandia, in tutte le spiagge della Thailandia o comunque di Phuket, non lo so se tutta la Thailandia, erano stati vietati gli ombrelloni e i lettini e quindi non c'era la possibilità. Infatti, di c'è una porzione minuscola, sì, di spiaggia con un cartello Umbrella Zone. Sì. Dove, quindi c'è soltanto una zona piccolina della spiaggia dove è possibile piantare gli ombrelloni se ce l'hai, oppure lo puoi affittare. Noi l'abbiamo affittato per 200 baht insieme anche ai materassini, questi qui. Materassini questi fatti così. 200 baht che sono 35, 70, 105, 3, so, 4 euro. Poco meno di 6 euro. Poco meno di 6 euro. Da Beach per il tramonto sotto il nostro hotel. Sì, perché lì a casa noi è bellissimo, però essendo una spiaggia poco frequentata non è attrezzata per niente. Noi speravamo di trovare almeno qualcuno che vende. Sono passati due o tre tizi che mangiano le pannocchie e le cappelle. Sì, qui mangiano pannocchie così. Quindi niente, alla fine per una questione di stenti siamo tornati. Non ce la facciamo più. Siamo venuti qui a Cada Beach, che c'è da dire che l'abbiamo sempre vista quando il sole è tramontato, quindi non è un granché, però ci sembra 10.000 volte peggio rispetto a casa noi. E adesso stiamo cercando, vorremmo arrampicarci sugli scogli per fare delle foto, ma vediamo, vediamo. In su si intravede il Big Buddha. Meraviglioso. Di questo posto che è carinissimo. Abbiamo trovato questo è carinissimo, sulla l'abbiamo spiaggia. Cercato su TripAdvisor. A e dire qui, la verdad. Questa parte qui è, diciamo, la parte bar ed è bellissima. Cioè, veramente bella, che prendi la bici.
birra e ti metti qui su questi sgabellini proprio sul mare, e invece da questa parte si mangia. Carinissimo. Qui. E prezzi, quanto, prezzi? Non so, allora, da quanto abbiamo letto si mangia bene, e io ho letto il riso con riso fritto col pollo e sì, salsa, insomma, è 70 baht, sì, che sarebbero 2 euro. Cioè un piatto medio costa 2 euro, quello che ho preso io 100 baht, quindi non ho visto altro, comunque nessun piatto mi pareva superasse i 200-250 baht. Differenza mal di pancia, perché la cucina thailandese è speziata. No, in realtà non è. Allora, la cucina thailandese è molto speziata, ma c'è da dire una cosa, io sono stato stupido purtroppo. Perché io mi faccio prendere dalla roda del momento, e la roda del momento vuol dire mi faccio prendere dalla voglia. E quando stavamo lì e inquadravamo i piatti al Bell&BK dove ci sta la Food Island, io mi sono preso entrambe le volte cose che non è che c'era il pepe nero, praticamente ci hanno versato dentro la boccia. Era e dato che con era pepe la prima volta con maiale e verdure, la seconda volta spaghetti con i frutti di mare e il pepe, ma in realtà erano pepe con gli spaghetti e i frutti di mare. E quindi stasera io pollo sulla brace, spiedini di pollo sulla brace senza niente, riso bollito. Mentre lei ha preso il pad thai e il red curry. E il red curry. Che dice che è un po' picca, ha detto medium spicy. Ci ha chiesto spicy, lei ha detto medium. Il mio amato pad thai è arrivato. Lo adoro. Buonissimo. E Lorenzo mangia il petto di pollo alla piastra. A che cos'è? Niente, neanche quella. Lorenzo in ospedale. Ilaria sta facendo la vivisezione. Sto togliendo tutti i peperoncini. Che sarebbero gli jalapeño. È buonissimo. Per chi li conosce. Eccolo, ci sono rondelline di peperoncini jalapeño. Sì. Poi pezzi di ananas, il pollo e il latte di cocco. E poi il green curry che non so cosa sia esattamente. Perciò fa schifo. No, è buonissimo, buonissimo, però è piccante. Ammazza! È un bambino, eh? Vieni qui.